Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy IV, dove nella scorsa puntata abbiamo sconfitto, tra virgolette, Golbez, però nonostante tutto gli abbiamo permesso di prendere il cristallo. Ora stiamo sviluppando la controffensiva, ovvero andare al quartier generale di Golbez per rubare tutti i cristalli in una volta sola e quindi praticamente vanificargli il suo lavoro. Come potete vedere sono uscito da un'altra parte del castello, ovvero nel sotterraneo, che si trova appunto nel piano meno 1. Basta parlare con il nanetto vicino alla tana, sì, alla tana, vicino al nido di Ciocobo, che ti permette di passare e quindi si può, cioè, diciamo, si può passare da quest'altro lato. Noi dobbiamo semplicemente dirigerci verso sinistra, se non erro, perché per cui, come vi stavo dicendo, bisogna dirigerci. E quindi, ancora una volta, stavo dicendo, bisogna andare verso sinistra perché appunto la nostra, diciamo, la zona dove dobbiamo andare è esattamente qui. Almeno così dovrebbe essere. Allora, utilizziamo le magie. Vi stavo dicendo per l'appunto, ecco, ve lo dico ora perché sennò ci interrompono come sempre. Bisogna andare verso questa zona. Punto, fine, basta, non devo dirvi più niente. Ecco. Ecco i carri armati e quindi qua, esatto, ci creano il diversivo e noi adesso possiamo tecnicamente entrare. Bene. Come i livelli dovremmo essere abbastanza buoni messi. Per cui entriamo. Tredicesimo sotto. Quindi vi stavo dicendo che come livelli dovremmo essere messi bene. Vediamo come va la situazione. Male che vada, poi esco e mi alleno ancora. Diciamo che mi alleno. Già stanno iniziando le rotture di palle. Perché i mostri di per sé qua sono tutti deboli. Il problema è che se sono a gruppi composti da troppi elementi mi danno qualche difficoltà, questo sì. Ma di per sé sono tutti deboli i mostri. Quindi cerchiamo di esplorare per bene qua. Bene. Edere. Poi mi danno oggetti inutili le esplorazioni, cioè venti antartici, cioè mi stanno scomparendo tutte le code di Fenice. C'è praticamente il trio delle bestie. Barretto verde? C'è il trio delle bestie tecnicamente. Ora ve lo dico. Forza, destrezza. Sì, vabbè, me lo metto, dai. Aumenta la forza, ci sta. Vi stavo dicendo appunto che ci sono praticamente il trio delle bestie infuocate, che sono tipo delle sorte di, che ne so, di cerberi, non ho capito bene. Che praticamente fanno un attacco che si chiama bruciatura, che leva un botto. Se me ne capitano a tre alla volta non li riesco a gestire. Quindi sono costretto a fuggire e a ricurarmi tutto il party. Questo è il problema. Oh, ho droppato addirittura le frecce Focum. No,
sono meno potenti. E poi qua mi sarebbero poco utili. Perché ho l'impressione che sia un'imboscata? Vabbè, questo è un tipo elettrico, quindi... Vabbè, dai, non è difficile. Se è uno solo, lo riesco a gestire tranquillamente. Perfetto. E così adesso abbiamo a disposizione il Brando Gelum. Vediamo se è più forte. No, più forte dell'ascia no. Però la rapidità aumenta, l'acume... Aumenta un po' tutto, però... Diciamo che l'ascia dei nani è assolutamente forte. Non la posso mettere nel secondo slot delle armi, peccato. Tu non la puoi utilizzare. Tu hai gli artigli, giustamente. Tu la stessa cosa. Va bene, abbiamo comunque un Brando Gelum che non è male. Quindi... È tutto di guadagnato. Allora, questa forse è la porta per andare, no, dall'altra zona, quindi no. 320 artici. Qua c'è... Oh! Finalmente Cecil ha preso rinascita. No, ok, allora questa è la porta che mi permette di andare avanti, quindi devo entrare in quella prima, e ci sarà qualcosa da prendere. Ecco, anche qua sicuramente ci sarà la trappola, la lancia Gelum, attenzione. Se riesco a farlo fuori prima che chiama la sirena, vabbè, buonanotte. Oh, cecità al golem, buono. E paralisi. Madonna, mi è andata di lusso. Posso tranquillamente maciullarlo come preferisco. Perfetto. Non si muove completamente. Oh, qua c'è crepato. Perfetto. Benissimo, benissimo. Dissipazio. Va benissimo. E abbiamo preso la lancia Gelum. Vediamo se la lancia Gelum è più forte. No, non è più forte. Però forse qui mi converrebbe utilizzarla perché tutti i nemici sono deboli appunto al ghiaccio. Quindi facciamo una cosa, per ora utilizziamo queste armi che di per sé sembrano più deboli, cioè non sembrano, sono più deboli, però avendo il potere debilitante fanno molti più danni. Benissimo. Artigli di gatto. Benissimo. Direi assolutamente benissimo. Ci stiamo equipaggiando con dei bei oggetti. La coda di Fenice. Allora, vediamo cosa c'è in questa porta. No, questa è la porta che mi fa continuare, quindi... Quindi dobbiamo andare da questo lato. Qui c'è un'altra porta. Ah, anche qua è un'altra porta. Quindi dovrò scegliere probabilmente dove andare. Ne sto approfittando tantissimo perché non sto scappando praticamente da nessun incontro.
Voi ovviamente li vedrete tagliati, questo mi sembra logico, però. Gran pozione. Ovviamente ve li taglierò gli incontri casuali, però io non li skippo. Olè. Una zanna bianca. Allora, scendiamo. Adesso qua devo stare attento a dove andare, a destra o a sinistra, perché sicuramente una strada mi porterà da un tesoro e l'altra mi porterà nel proseguimento del dungeon. Arco assassino. Mi piacciono. Mi piace quando prendiamo delle nuove armi. Mi piace. Ecco, vedete, questo mi ha dato i forzieri. Vento artico, buono. Quindi sono stato abbastanza fortunato. Anche perché non sto seguendo soluzioni, non sto seguendo niente, cioè sto seguendo l'istinto e la memoria. Allora, vediamo la porta. Ah, ecco, qua c'è un coso per salvare. Ho bisogno di usare tende. Utilizziamo un padiglione, va. Giusto per vederlo. Ecco, guardate che carino, tipo una specie di cottage. E possiamo salvare. Sì, salviamo qua. E continuiamo la nostra esplorazione. Quella è la porta da dove siamo arrivati. Ok. Qui ci sono altre due porte che però... le code di Finice mi stanno iniziando a finire. Questo potrebbe essere un problemino. Ah, qua non c'è niente. Qui probabilmente ci sarà allora la zona dove devo continuare. No, un altro forziere. Addirittura frecce velenose. Vediamo queste frecce velenose. Può infliggere veleno. Anche se in realtà io preferirei la cecità. Sì, perché la cecità mi è più utile. Armatura gelmo, ma è un'imboscata. Ovviamente. Vabbè. Ma te... Non c'è la rinascita? Oh, eccola. Madonna mia, non lo trovavo. Beh, di per sé il golem non è tanto forte, quindi possiamo riuscire a batterlo se magari... Olè, brava Rosa, che gli ha dato il colpo di grazia. Quindi abbiamo anche l'armatura Gelum, vediamo... è più forte, quindi... Buona armatura Gelum. E la cotta Focum a questo punto la posso dare a Kane. Esatto, che gli aumenta un po' di difesa. Bene, andiamo giù di magie, ricuriamo tutti quanti. Olè, perfetto.
E qui c'è ancora un corridoio che si... Eh sì, c'è un'altra sala qui. No, però questa sarà la sala dove dobbiamo continuare, quindi devo entrare in quella lì. Necessariamente. E tra l'altro sto anche registrando parecchio, quindi mi sa che faremo una piccola pausa, cioè farò un'interruzione e nella prossima continueremo l'esplorazione. Esatto, qui c'è un altro forziere che è lo scudo Gelum. Ok, quindi tutta l'armatura Gelum. Bello. Ecco, questo sarà un problema perché la chimera assorbe il ghiaccio. Quindi sarà un problema. Neanche più di tanto, giusto? Però... Però sì, potrebbe essere un problema. Allora, vado giù di tuono qua. Beh, io curo tutti a questo punto. Ne approfitto. Kane, purtroppo, lo dobbiamo lasciare un attimo. Cosa? Si cura anche col tuono? Put. Quindi forse si cura per fuoco, ghiaccio. Fuoco, ghiaccio e tuono? Addirittura? E allora ti faccio un bel baio così. Ah, ok, non c'è bisogno. Top. E abbiamo anche lo scudo Gelum. Perfetto. E diamo lo scudo Focum. E diamo lo scudo Focum a Kane. Va bene. Direi che per questa prima parte dell'esplorazione della torre di Badil è tutto. Al solito vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.